scatto la foto. Ah. Prego. Buongiorno mister, ben che aria si respira dopo la vittoria più grande del Messina. L'emotività supera quella che deve essere la razionalità nell'affrontare questo incontro. No, sicuramente è un'aria più allegra, ma comunque deve rimanere sempre la concentrazione alta e sapere che per noi ogni partita va affrontata come una finale da qui alla fine del campionato, perché non ci sono partite difficili. Il nostro obiettivo rimane sempre quello di ottenere una salvezza possibilmente tranquilla, tra virgolette, ma sappiamo che di tranquillo non ci sarà nulla. E la cosa positiva è sicuramente che avendo tutta la rosa a disposizione, all'interno anche della struttura dell'allenamento c'è sempre intensità alta, perché ognuno vuole dimostrare di essere il più bravo dell'altro, e questo è un segnale sicuramente positivo e lo si nota quotidianamente. Una sola domanda tecnica. Gonzalez è a disposizione. Vedremo un centrocampo a 5. Abbiamo provato qualcosina in tutte e due le situazioni tattiche che ho in mente di fare, e poi vediamo, diciamo, domani vedremo nella formazione iniziale come contrapporci all'avversario. Di sicuro abbiamo sia sugli 11 che iniziano, sia su quelli che andranno a subentrare, un organico dove possiamo certamente migliorarlo. Quindi ancora, a dire il vero, non ho deciso, anche se ho provato tante situazioni dal punto di vista tattico. I ragazzi mi sanno interpretare entrambi, poi domattina scioglieremo questo dubbio in riferimento a qualcosa ancora da puntellare. Grazie a voi. Domanda a Francesco, dopo la vittoria di Messina, come è cambiato l'ambiente dall'interno e quanto è servito, ecco, per lavorare bene durante la settimana? No, la vittoria di domenica è servita tanto. Ci siamo allenati bene durante la settimana e domenica ce la metteremo tutta per portare a casa i 3 punti. Domenica scorsa il gol di La Villa è partito da te, poi Zabiani, insomma, sappiamo come andrà a finire. Ti stai trovando bene in questo mondo, nel tridente? In passato hai giocato nella prima partita a Napoli. Giocare così anche in passato per te è una posizione nuova? No, ho giocato così già dai tempi della Regina con il mister, e per me mi trovo bene sia a destra che a sinistra, quindi a due, quindi va bene così. Ci sono differenze rispetto alla formazione di domenica? Credo che la mia intenzione è quella di linea di massima di proporre lo stesso organico, lo stesso gruppo che ha fatto bene domenica contro il Messina, ma consapevole che comunque se c'è da fare qualche ritocco sarà in funzione migliorativa, perché la qualità dei calciatori a disposizione adesso è più, diciamo, la possibilità di variare sia sistema di gioco sia situazione tattica è molto vantaggiosa. Mister, sull'avversario, 3 sconfitte consecutive, loro avranno bisogno di assolutamente di fare punti, insomma. Però sono in grossissima difficoltà. Come si affronta questa partita? Potrebbe essere una sorta di sabbia mobile, no? Per la Cittanovese che fa sicuramente convinta, però potrebbe trovare, come dire. Io ho già parlato con i calciatori, abbiamo fatto vedere pure alcune situazioni della squadra avversaria. Non ci deve ingannare, i numeri non ci devono ingannare, neanche il discorso dei gol subiti. È sicuramente una squadra che ha avuto delle difficoltà, però se andiamo poi ad analizzare tutte le 3 partite che hanno affrontato, che hanno disputato in questo inizio del campionato, la prima l'hanno giocata, a mio avviso, contro una squadra che lotterà fino all'ultima giornata per vincere il campionato, che è il Genoa, e ci sta la sconfitta, forse non in quelle proporzioni, però ci sta.
Poi l'altra partita fuori casa l'hanno fatta da Cireale contro una squadra che comunque ha grosse ambizioni, ha nel proprio organico calciatori di categoria superiore e comunque al di là del punteggio non, a mio avviso il risultato è un po' bugiardo. L'altra partita in casa, io l'ho guardata nei dettagli, è successo l'imponderabile, una partita praticamente già vinta, 2-1, un calciatore in meno, sono riusciti a farsi del male da soli. E non credo che capiterà tutte le settimane o qualcosa del genere, quindi è comunque una squadra che ha calciatori di categoria, ha dei giovani validi, in particolar modo nel reparto offensivo è una squadra ben composta. Io credo che noi dobbiamo essere maturi a non farci ingannare o pensare che sarà una partita in discesa, sarà una battaglia che in termini sportivi ovviamente che noi cercheremo di portare dalla nostra parte attraverso l'impegno, la concentrazione, la qualità che abbiamo in ogni singolo calciatore. Francesco, l'ultima domanda per te, per la parte mia. Domani affronterete, appunto, come dicevamo, col Mister, una partita che è delicata per loro, che fa una situazione particolare, ma hanno dimostrato comunque di non essere poi così male. Quale sarà l'elemento in più per la Cittanovese che ci condurrà in qualche modo alla vittoria? Cioè, cosa dobbiamo avere di più di noi per vincere la partita? Secondo me dobbiamo essere squadra come lo siamo stati domenica e come lo siamo stati nelle partite precedenti, dove gli episodi non sono stati a nostro favore. E durante la settimana ci siamo allenati bene e quindi credo che domani possiamo fare bene. Vediamo per vincere o per no, per vincere. Assolutamente. Va bene. Grazie a voi, grazie a voi.